ho deciso di preparare delle polpette di carne trita e melanzane. Andiamo a vedere dunque gli ingredienti che ci serviranno. Gli ingredienti che ci serviranno sono 500 g di tritato di vitello, 2 melanzane, 3 uova intere, del pan grattato, sale, latte e del formaggio grattugiato. Inoltre ci servirà anche dell'olio di girasole per friggere. Per prima cosa ci occupiamo delle melanzane, quindi togliamo la parte iniziale. Dopodiché li tagliamo a fettine spessore di 1 centimetro. Dopo averli tagliati tutti, prendiamo le fettine e li dobbiamo tagliare a cubetti. In questo modo. Dopo averli ridotti a cubetti, passiamo a friggerli. Dentro una padella inserisco dell'olio di oliva, accendo la fiamma, faccio riscaldare un po' l'olio e dopodiché inserisco i cubetti di melanzana. Che più che friggerli li facciamo appassire in questo momento. Mettiamo un po' di sale. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere. Mentre le melanzane cuociono, dentro una ciotola ho messo il tritato, il pan grattato, schiaccio, aggiungo un goccino di latte . Aggiungo il grana padano grattugiato, questo qua fate ad occhio, io ho messo 2 pugni . Aggiungiamo un pizzico di sale . Le uova e adesso passiamo a impastare con le mani. Mettiamo per un attimo da parte. Le melanzane sono cotte, adesso spegniamo e mettiamo tutto dentro uno scolapasta per farli scolare.
Li lasciamo raffreddare completamente e dopodiché continuiamo con la ricetta. Adesso riprendiamo di nuovo l'impasto di carne trita, aggiungiamo i cubetti di melanzana. Prima mescoliamo con un cucchiaio di legno. E adesso passiamo a impastare con le mani. Se vedete che l'impasto risulta essere un po' molle, aggiungete un altro po' di pan grattato. La consistenza dovrà essere così. Dentro una padella metto l'olio di girasole. Accendiamo il fuoco e portiamo a temperatura. Nel mentre prepariamo le polpette. Dentro un piatto ho messo del pan grattato. Adesso prelevo una quantità di impasto. Formo delle palline così e li passo nel pan grattato. In questo modo. Li appoggio dentro un vassoio. Per farli ancora più golosi, se volete, al centro fate un buco e mettete un cubetto di mozzarella. L'olio è arrivato a temperatura, possiamo calare le polpette. Poggiamo per 2-3 minuti per lato, comunque fino a quando le polpette sono cotte. Trascorso il tempo, li giriamo e facciamo cuocere anche dall'altra parte. Devono risultare dorati. Le polpette sono pronte, li tiriamo fuori, li adagiamo dentro un vassoio con la carta assorbente e li facciamo assorbire. Facciamo assorbire l'olio. Le polpette di melanzana e di carne trita sono pronte. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete rimanere aggiornati su tutte le ricette che andrò a fare durante la settimana. Un bacione grande e alla prossima video ricetta!